le diagnosi vengano fatte sempre più precocemente e le linee guida nazionali sull'autismo ci consentono di avere anche delle direttive rispetto ai trattamenti abilitativi più adeguati. Infatti qui nel centro le abbiamo adottate e la metodologia su cui ci basiamo è l'ABA e il programma TEACH, che risultano essere le metodologie scientificamente più valide. La giornata mondiale a sostegno dell'autismo si celebra oggi anche qui a Binetto, nel Barese, nel centro diurno socio-educativo e riabilitativo La Locomotiva. Non ci sono feste né incontri speciali, ma è una giornata come le altre, vissute tra i tanti impegni e la tanta dedizione degli operatori che trascorrono gran parte del loro tempo accanto agli adulti e ai bambini affetti da varie disabilità, in particolare l'autismo. La struttura socioassistenziale educativa e riabilitativa a ciclo diurno, convenzionata con l'ASL Bari e tutti i comuni della provincia di Bari, è attiva dal 12 gennaio del 2011 e si occupa del mantenimento e del recupero dei livelli di autonomia della persona senza trascurare il sostegno della famiglia. Di mattina gli operatori si prendono cura degli adulti, nel pomeriggio l'attenzione è dedicata ai bambini, 14 quelli che frequentano il centro, di età compresa tra i 3 e i 14 anni. Per gli operatori della struttura, 5 educatori, un logopedista, un coordinatore, un assistente sociale, un supervisore, uno psicologo e una fisioterapista, gli obiettivi da raggiungere sono chiari: migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale, rispondere in modo globale ed armonico ai livelli di crescita, favorire lo sviluppo delle competenze globali, incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e sostenere le famiglie. E sono chiari anche i metodi e i programmi utilizzati per sostenere i pazienti autistici, in particolare quello denominato ABA, basato sull'educazione strutturata, sulla comunicazione aumentativa e sulle strategie visive, e quello denominato TEACH, che prevede momenti di apprendimento e di lavoro indipendente da parte del paziente autistico. Aiutiamoci, facciamo rete e supportiamo le famiglie per evitare il loro isolamento, e perché le famiglie sono il contesto in cui il disabile rientra e devono avere non solo gli strumenti per poter gestire quotidianamente anche i comportamenti problema dei loro figli, ma riconoscere le proprie risorse e le proprie competenze genitoriali, perché ci sono, e avere uno spazio mentale per poter elaborare anche quei vissuti psicologici di sofferenza, di frustrazione e di vulnerabilità che inevitabilmente accompagnano queste famiglie che ogni giorno sono impegnati in questa sfida di accompagnare il proprio figlio nel suo percorso di vita. Insomma, una struttura che costituisce un vero fiore all'occhiello per la Puglia, oltre ad essere un punto di riferimento per molte famiglie. Lo sanno bene tante mamme che ormai considerano il centro diurno, La Locomotiva, una seconda casa. Da mamma, che cosa si sente di dire alle altre mamme, anche in virtù della giornata di domani? Di provare a portare questi bimbi in questi centri, anche se molti sono diffidenti in queste cose, però io da mamma che ho provato e posso dire che la realtà di mio figlio è completamente cambiata. Grazie a loro riusciamo a fare tante cose che purtroppo, ahimè, prima non si riuscivano a fare. Quindi l'invito è: non chiudetevi nel vostro isolamento. Certo, di non chiudersi, perché non serve a nulla. I nostri figli hanno bisogno di noi e di gente competente in queste cose, e vi garantisco che la realtà cambia. Io mi ero chiusa e adesso posso dire che riesco a fare tanto con mio figlio, e che dire, è bello.